Buonasera a tutti, grazie di essere qui, una piazza che si riempie, poi si svuota, poi si riempie. Siamo proprio nel cuore di Santa Margherita Ligure e in questa serata di agosto in cui fa molto caldo, quindi fa anche piacere ritrovarsi all'aperto e quindi appunto dicevo anche alle ospiti che abbiamo qui, vedrete quanta gente poi che passa proprio in questa piazza. E prosegue il cammino di avvicinamento del comune di Santa Margherita Ligure verso il G20 che sotto la presidenza italiana è stato organizzato a Santa Margherita Ligure il 26 di agosto, un G20 storico perché per la prima volta si parlerà proprio del ruolo delle donne. Un titolo inglese, insomma, Empowering Women, che fa parte di, è uno slogan, insomma, è un sottotitolo, è un payoff, chiamatelo come volete, dello Zonta International. E quindi, come dire, era anche abbastanza semplice coinvolgere questa associazione in questo percorso culturale che il Comune di Santa Margherita Ligure ha iniziato. State vedendo, come dire, il calendario che scorre alle spalle delle nostre ospiti e che appunto via via ci avvicina, ma poi proseguirà anche dopo questa conferenza, che non sarà pubblica, ma sicuramente avrete modo poi di leggerne i risultati sui giornali o in televisione. E quindi abbiamo iniziato con la vicepresidente del CONI, Silvia Salis, è venuta Maria Sole Bianco, che è una biologa marina, presidente World Rise, Donatella Bianchi, presidente WWF Italia, e arriviamo appunto alla serata di questa sera organizzata dalla Zonta, in particolare dalla Zonta Club Portofino Tiguglio Paradiso. Quindi io chiamerei, anche per contestualizzare un po' la serata e capire che cos'è lo Zonta e che cosa fa, la presidente Zonta Club Portofino Tiguglio Paradiso, Mariangela Condoleo. Buonasera. Buonasera. Allora, in breve, perché non voglio rubare spazio preziosissimo alla serata. Io rappresento le socie, molte sono qui presenti, e il club di Portofino Tiguglio e Paradiso, e copriamo quindi il territorio che va da Chiavari a Recco. Il nostro club ha 31 anni di vita, quindi negli anni tante cose sono state fatte, e lo scopo naturalmente è sempre quello di perseguire la parità di genere. È una lotta che dura da anni, ma continuerà ad essere comunque il nostro obiettivo. E anche combattiamo la violenza, che naturalmente avete sentito anche soprattutto in questo periodo di lockdown. E c'è stato proprio un esponenziale aumento delle violenze sulle donne. E operiamo, diciamo, a livello territoriale, abbiamo anche consegnato quest'anno con orgoglio delle borse di studio, quindi il nostro percorso sarà anche quello di incrementare queste borse in futuro. E poi operiamo anche a livello internazionale, poi qui partirà un bellissimo dibattito, e abbiamo sposato questa mission, ovvero la lotta contro i matrimoni precoci, che è una cosa terribile, non tutti ne sanno. Invito a fare ricerca su internet perché troverete delle immagini incredibili, delle storie incredibili. E soprattutto vi invito, ormai siamo nel periodo dei social, a andare a cercare che cos'è Zonta.org, l'organizzazione Zonta, e come opera nel mondo. A questo punto chiudo e lascio lo spazio alle nostre amiche. Grazie, grazie alla Presidente Condoleo. E vengo a introdurre le due ospiti di questa sera, due donne che hanno veramente tanto da raccontare, siamo molto contenti e non vediamo l'ora di sentirvi, di ascoltarvi, perché poi il senso di questi incontri non è tanto di parlare di donne, ma di far parlare le donne. E quindi lascio la parola a Patrizia Maiorga, cilena, giornalista, corrispondente in Italia del giornale Mercurio, presidente dell'Associazione Mondiale Giornaliste e Scrittrici. Durante il golpe di Pinochet si rifugiò nell'ambasciata italiana e poi in Italia perché giornalista a rischio, protagonista, perché testimone diretta di quei fatti, del docufilm di Nanni Moretti, Santiago Italia,
una piccola parte, ma insomma che lo stesso Nanni Moretti l'ha intervistata in questo docufilm. Patrizia Maiorga. Qui vicino a me abbiamo Fernanda Gallo Freschi, senior partner Studio Freschi, un ingegnere civile, director 2020-2022 dello Zonta International e Zonta Foundation for Women, zontiana di seconda generazione. Tra le sue numerose deleghe c'è anche quella di seguire le associazioni e le associate e gli associati all'interno delle Nazioni Unite. Signore e signori, Fernanda Gallo Freschi, a voi la piazza e il salotto, ci rivediamo tra un'oretta circa. Grazie, buonasera. Bene, salve, e ringrazio molto il Zonta e il Comune di Santa Margherita Ligure, dove io già ero stata un po' di tempo fa, un po' di anni fa, facendo un reportage sulla Liguria, perché ci sono molte persone, molti liguri che sono emigrati in Cile. Infatti la prima cosa che mi ha sorpreso, scendendo alla stazione Rapallo, ho sentito una cadenza tipica cilena quando sono stata. Bene, per quello, e adesso invece vengo in veste di presidenta, perché noi comunque diciamo la, dell'Associazione Mondiale Giornalisti e Scrittrici, che è un'associazione nata nel 1969 a Città del Messico. Per quello ancora la sigla è AMPE, Asociación Mundial Mujeres Periodistas y Escritoras. Noi all'inizio avevamo 37 paesi di tutto il mondo, ma soprattutto di America Latina. Poi, va bene, dal 69 ad oggi molta acqua ha corso sotto i ponti, quindi alcune cose sono cambiate, altre no, ma continuiamo rappresentando le nostre colleghe giornaliste e anche le scrittrici. Per me è un doppio piacere, ho fatto molte interviste durante la mia vita, ma mi fa molto piacere intervistare adesso Fernanda, perché credo che mai come adesso la violenza contro le donne bisogna parlare di queste cose, bisogna parlare apertamente, non stancarsi mai. Quindi io darei la parola a Fernanda, che così lei spiega un po' che è Zonta e cosa fa Zonta. Grazie Patrizia. Porto un saluto alle autorità, al sindaco, alla presidente del club locale, che ringrazio entrambi moltissimo per aver dato a Zonta International la possibilità di portare la sua voce in questa serie di incontri così importanti di avvicinamento al G20 sull'empowerment delle donne. La Presidente ha già accennato, e molti di voi conoscono Zonta, quindi vorrei stringere un pochino così una mia premessa. E vorrei, da zontiana di seconda generazione, che quindi ha molta passione, crede molto nella parità di genere e in tutti i temi che segue Zonta International, darvi quella che è per me personalmente una definizione di Zonta. Per me Zonta è un'organizzazione che si adopera per migliorare la qualità della vita delle donne a 360 gradi in ogni stadio della loro vita e sotto ogni cielo, in tutto il mondo, laddove serve, laddove non c'è parità, laddove c'è violenza, laddove ci sono delle vulnerabilità per le donne e per le ragazze. Noi nel nostro piccolo siamo un'organizzazione di nicchia, se vogliamo, perché abbiamo 28.000 soci in tutto il mondo, in 63 paesi. Non siamo certo il Rotary, il Lions, e approfitto per salutare gli amici rotariani che sono venuti ad ascoltarci questa sera. Però cerchiamo così di fare del nostro meglio, con una certa umiltà anche, facendo, operando, ma senza strafare. Io questa sera sono qui in veste di direttore internazionale in questa
e in questa funzione che svolgo per 2 anni non ho una giurisdizione diretta sull'Italia, perché la nostra è un'organizzazione molto internazionale in cui si crede di dover essere inclusive e di dover attuare degli scambi nella leadership tra le varie nazionalità. Io mi occupo di alcuni distretti negli Stati Uniti, di quello che è il cuore pulsante anche delle nostre attività, che è l'Asia centrale, una parte dell'estremo oriente, e poi mi occupo di tutto il gruppo delle nostre rappresentanti nelle 4-5 sedi ONU nel mondo, che svolgono l'attività proprio di advocacy vera e propria. Che cosa fa Zonta nel concreto? Zonta aspira a realizzare un mondo in cui le donne, primo, non hanno paura della violenza, secondo, riescono ad accedere a risorse e riescono ad essere rappresentate nei centri di potere in modo uguale agli uomini. Non vogliamo, anche il nostro motto parla di empowerment. Quando noi parliamo di empowerment, noi non parliamo di avere troppo potere, parliamo di uguaglianza, parliamo di parità. E questo è un mondo in cui le donne riescono ad avere una indipendenza e una libertà che permette loro di vivere una buona qualità della vita dappertutto. Mi dicevi di parlare soprattutto dei nostri progetti sulla violenza? O... Sì, infatti, però un pochino più avanti. Ah, sì. No, nel senso che tu hai dato una panoramica importante di quello che è Zonta, però quale sarebbe proprio il fulcro dell'organizzazione? Allora, i nostri temi principali sono la violenza contro le donne in tutte le sue accezioni. Il nostro progetto simbolo degli ultimi 3-4 anni è stato proprio, ne ha fatto già cenno la Presidente prima, un grosso progetto che sta andando avanti, che andrà avanti per 15 anni, per la lotta contro i matrimoni precoci, matrimoni di bambine e matrimoni forzati, con UNICEF e con UNFPA. Poi abbiamo un grosso accento sull'educazione e sull'istruzione delle bambine e delle ragazze. Abbiamo 4-5 tipi di diverse borse di studio importanti che mirano soprattutto a portare avanti le donne e le ragazze nei campi tecnico-scientifici. E poi abbiamo tutta una serie di progetti internazionali che sono abbastanza d'ampio spettro. Ne abbiamo parecchi che riguardano la salute e la medicina di genere. Siamo stati tra le prime organizzazioni che si sono occupate di operare le donne affette da fistola ostetrica. Abbiamo fatto e ancora facciamo delle grosse campagne contro l'infibulazione e cose di questo genere. E poi c'è tutta un'attività di attivismo che parte dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, cioè da questo livello internazionale fino a quello nazionale, a quello di club, in cui in determinati periodi dell'anno i nostri club, le nostre socie sono chiamate a fare delle azioni coordinate di formazione, informazione e di attivismo in favore della parità di genere. Bene, da un punto di vista, secondo la vostra visione internazionale, dove avete trovato le donne più vulnerabili e quindi più bisognose di sostegno? E perché ti chiedo questo? Perché noi siamo un'organizzazione di giornaliste e scrittrici, soprattutto giornalisti a livello internazionale.
Quindi, secondo me, anche avendo infatti una visione chiara, una visione di dove succedono queste cose, noi possiamo informare, nel senso che adesso, per esempio, attraverso le reti sociali possiamo fare molte denunce, già le stiamo facendo, per esempio. Ieri abbiamo pubblicato in tutti i nostri media una testimonianza che è stata pubblicata al giornale The Guardian di una collega afghana. E quindi così noi vogliamo che l'informazione infatti si stenda, passi, perché molte volte anche a noi succede, facciamo delle cose anche interessantissime, però poi non ne sa nessuno. E quindi rimangono lì, per quello mi interessava questo di dove pensi che si trovano le donne più vulnerabili, dove bisogna insistere magari anche nei posti che sono quasi sconosciuti. Sostanzialmente io direi che le donne e le ragazze sono, secondo Zonta, più vulnerabili in tre tipi di situazioni che poi possiamo andare un po' ad esaminare per vedere fisicamente in quali paesi sono più presenti. La prima, la più importante, sono tutte quelle nazioni, quei paesi e anche a macchia di leopardo quelle zone all'interno di paesi più di altre in cui leggi o mancanza di leggi o presenza di norme sociali, consuetudini, tradizioni familiari, religione eccetera eccetera, fanno sì che le donne siano assoggettate a dei ruoli molto sottomessi che rasentano o che decisamente sono violazioni dei diritti umani, e soprattutto questo succede laddove queste situazioni sono collegate a una forte povertà delle famiglie. Quindi laddove soprattutto le ragazze e le ragazze e le donne che già sono considerate, non dico dappertutto, ma spesso merce di scambio, diventano un peso e di conseguenza subiscono quasi sempre l'abbandono della scuola il più presto possibile. Non appena riesco a far sì c'è modo di togliermi dalla famiglia la ragazza, perché la cedo in matrimonio a qualche vecchio parente piuttosto che la mando a fare dei lavoretti, o semplicemente me la tengo un po' come schiava in casa, questa è una delle situazioni che sono assolutamente frequenti in determinate nazioni. Adesso tutti un po' avranno letto un paio di giorni fa una situazione che ha fatto scalpore sul Corriere in Zimbabwe. C'è questa ragazza, credo di ricordare che si chiamasse Melody, 14 anni, morta di parto, sepolta in di nascosto, era stata sposata a un cugino quarantenne, cinquantenne, non so che, e la cosa peggiore per cui lui adesso è scomparso ed è ricercato è il fatto che sta chiedendo un compenso, un risarcimento alla famiglia di questa ragazzina. In pratica vorrebbe la sorellina, perché mi avete dato merce avariata. E queste sono cose che a noi toccano veramente il cuore, e quando noi leggiamo, facciamo colazione, apriamo il Corriere, magari anche sul nostro iPad, leggiamo queste cose e pensiamo è un'esagerazione, ma non è così, perché dai dati che abbiamo noi nei 12 paesi in cui abbiamo questo progetto sui matrimoni precoci, in media vediamo che una ragazzina, un 20% delle ragazzine sotto ai 16 anni comunque finisce con un matrimonio forzato e precoce. Quindi una ogni 5, pensate quante figlie femmine abbiamo qui tra tutti noi che siamo, ecco, pensate
cosa vuol dire vivere in Zimbabwe, vivere in Bangladesh, in Nepal, in Afghanistan, eccetera, eccetera, e contiamo le nostre figlie, una ogni cinque ha dei genitori che più o meno costretti anche volenti le fanno fare questa fine. E a me personalmente la cosa che tocca di più è il fatto che le madri non sono in grado di proteggere le loro figlie. Spesso hanno già subito precedentemente questo trattamento, sono sopravvissute, ma non hanno modo, non hanno indipendenza, non hanno modo di sfuggire a queste leggi, a queste norme sociali, a queste tradizioni che continuano ad imporre queste pratiche infami. E peggio ancora, un altro tipo di situazioni in cui c'è una vulnerabilità fortissima, e questo è il secondo delle tre situazioni che Zonta ritiene molto importanti, sono tutti quei momenti e paesi in cui ci sono emergenze, dai conflitti, disastri ambientali, ovunque ci debba essere della migrazione forzata e quant'altro, l'incremento di violenza sulle donne, traffico di esseri umani, eccetera, eccetera, che è un altro dei nostri temi che abbiamo trattato tantissimo in Nepal con UN Women, sono di nuovo abbastanza all'ordine del giorno. Poi venendo a situazioni un po' più tranquille, insomma, che ci fanno un po' meno male al cuore, le donne sono vulnerabili quando il peso della cura della famiglia, della allargata, della casa e di quant'altro è troppo sproporzionato sulle loro spalle rispetto a quello del consorte, dei familiari, eccetera, eccetera, perché fa sì che in moltissimi casi perdano completamente l'indipendenza economica. Una donna che perde l'indipendenza economica, anche qui a Santa Margherita Ligure, perde la libertà, perde la possibilità di non sopportare magari determinate situazioni, anche solo di violenza psicologica in casa o di piccole violenze domestiche, eccetera, eccetera, perché non ha un'alternativa sua. E quindi spesso, finché non si trova in situazioni veramente di pericolo di vita, si rassegna ed accetta tante cose, anche perché, e qui riprendo un concetto che ho sentito recentissimamente da Leonilda Cussotto, che è una delle nostre dirigenti ambassador della fondazione, ha avuto un'intervista recentissimamente e ha detto le donne dovrebbero avere più autostima. Quando una donna non ha una stima accettabile di sé, non è che dobbiamo sentirci tutte delle padre eterne, ma quando non abbiamo una stima accettabile di noi, siamo più propense ad accettare di vedere il collega maschio che fa più carriera di noi, che ha uno stipendio maggiore del nostro, di essere magari non trattate troppo bene in casa e così via. E anche queste, partendo dalle vulnerabilità che mettono a rischio la vita, a repentaglio la vita, arriviamo anche a tutte queste situazioni che comunque sono tristi e che sono anche molto vicine a noi. Sì, a proposito di questo andiamo anche alle situazioni vicine, perché è una cosa generalizzata. E da più di un anno e mezzo il mondo è stato colpito dal Covid. Infatti noi dovevamo fare il nostro congresso mondiale il 2020 a novembre, perché io sono stata eletta nel congresso mondiale a Londra il 2018 e la carica è di 2 anni. Adesso
me lo sto trascinando, perché il 2020 capirete bene che non l'abbiamo potuto fare. Allora, il titolo che noi avevamo messo al congresso era abbastanza generico: le sfide del giornalismo nel mondo attuale, affrontando il futuro. Credetemi, quando abbiamo scritto queste parole, mai avremmo pensato che diventavamo delle moderne Cassandre, pensando che doveva arrivare, chiamiamole come voglio, un dramma, un problema, una tragedia, un'ecatombe, come quella che è arrivata e che certamente ci ha colpito in tutto il mondo. Certo, in diversi modi, con diverse sfaccettature, diverse sfumature, però ci ha colpito allo stesso modo. Infatti, a proposito del Covid, si sa perché è così che la donna ha avuto il peso peggiore nel problema, appunto anche per queste cose che tu dicevi, stava a casa, ha perso il lavoro e tutte queste cose. Ci sono alcuni episodi che ti hanno colpita più di altri su questo aspetto? Sì, allora, una notizia che è un dato che mi ha colpito moltissimo: il fatto che il numero verde, il centro antiviolenza 1522, nel corso dei primi tre mesi del Covid, quando eravamo proprio tutti murati in casa, ha avuto un aumento del 120% delle chiamate. E se pensiamo che delle chiamate quelle vere, non chi siete, cosa fate o scherzi telefonici, se pensiamo alle situazioni di donne che più o meno prima un po' abbiamo detto erano rassegnate, ma sì, ogni tanto non mi trattano tanto bene eccetera eccetera, improvvisamente magari 40, 50, 30 metri quadri si sono ritrovate chiuse con quello che poteva essere il loro aguzzino, e quindi solo una parte di loro è riuscita a non avere il telefono controllato, il cellulare controllato, a poter fare questa chiamata, eccetera, eccetera. Secondo me, da un punto di vista di violenza di genere, la pandemia è stata un disastro, è stato veramente un disastro. E tra l'altro ci sono dati che ci dicono che in Italia poi circa il 40% delle donne che avevano fatto ricorso al 1522 ha ritirato la denuncia, perché non sapeva dove andare, cioè non sapeva se i centri di accoglienza fossero aperti, chiusi, dove vado, per strada mi dicono signora le faccio la multa, torni a casa eccetera eccetera, hanno ritirato e sono tornate nella situazione precedente. Qui stiamo parlando di Italia, quindi è stato secondo me una cosa devastante. E venendo così a episodi proprio così, aneddoti in parte simpatici e in parte che ci fanno riflettere, io e mio marito abbiamo fatto parte del primo lockdown, quello chiuso, rimanendo bloccati in montagna, e siamo stati 9 settimane chiusi dentro con difficoltà varie, ma non ci sembrava nulla al confronto di una mamma che è rimasta lì bloccata con 3 bambine, 2, 7 e 11 anni, un iPad e un portatile con il wifi del solo cellulare, 2 di queste 3 bambine che dovevano fare lezione online, chiuse dentro, i carabinieri locali erano rigidissimi, non volevano neanche che queste bambine andassero nel giardino del condominio, e questa donna, io, cioè,
non so come abbia fatto a non impazzire. Il marito era partito per tornare al lavoro dicendo vi lascio la settimana bianca, torno a riprendervi, è tornato dopo 9 settimane. Capisci? E queste sono, cioè, sono le quotidianità che ci fanno sorridere, ma che hanno messo, che sicuramente hanno messo quella mamma e molte mamme a dura prova, molto più del marito che sì, ha lavorato tanto, è rimasto solo, ma non ha subito tutto questo. Allora, andiamo adesso sul positivo, perché negli ultimi tempi si ha l'impressione che le donne vadano guadagnando spazi. Per esempio in Italia abbiamo le rettrici, la Guardia Sigille, la Ministra dell'Interno, anche se non siamo arrivati ancora alla donna prima ministra. E nel mondo, per esempio, guardiamo molto, va bene anche alle presidente, ex presidente, presidente latinoamericane, per esempio Michelle Bachelet, che è stata la prima, la cilena Michelle Bachelet, che è stata la prima donna latinoamericana eletta col suffragio popolare. E guardiamo adesso a Kamala Harris. Ti volevo dire, tu credi che sia arrivato il tempo delle donne? Allora, direi che ci sono dei primi segnali molto, molto positivi, per due motivi. Primo, perché cominciano ad esserci un po' di premier, donne, ma anche perché nei paesi in cui c'è una donna o più donne ai vertici, l'indice, il Global Gender Gap, l'indice di divario tra la parità tra i generi, è molto molto più positivo. Ci basti pensare che in cima alla classifica ci sono questi paesi nordici, c'è l'Islanda da 10 anni, c'è la Norvegia, c'è la Finlandia e adesso c'è anche la Nuova Zelanda. Sono 4 nazioni in cui il premier è una donna. Ultima di queste è la giovanissima Jacinta, che ha fatto benissimo anche nel programmare le misure per il Covid, ha avuto dei successi che noi non ci saremmo potuti permettere mai. Però globalmente nel mondo la percentuale di donne in Parlamento è ancora di un quarto, sono circa il 25% e 75% ovviamente dell'altra metà del cielo di uomini. E insomma, il cammino è ancora lontano. Per arrivare alla parità è lontano. Noi come Zonta siamo ovviamente e appoggiamo la leadership a livello governativo, a livello dappertutto nel mondo, nelle varie nazioni, eccetera, eccetera. Però bisogna anche considerare che la nostra è una situazione politica ma apartitica e aconfessionale, quindi lo dobbiamo fare nel modo più neutro e più generale possibile, perché purtroppo ormai il mondo che ci guarda è prontissimo sempre ad accusarci di essere diventate un'associazione partitica e comunque di discriminare. Ti faccio un esempio molto semplice. Noi abbiamo sempre avuto nella nostra visione una frase che fu pronunciata molto tempo fa e che è proprio un po' il nostro cavallo di battaglia, e che è i diritti umani delle donne sono diritti umani di tutti. Adesso negli Stati Uniti ci sono delle nostre associate che ci accusano a livello centrale di essere diventate un'associazione che guarda con simpatia al Partito Democratico americano. Io dico, è una follia. Però purtroppo
tu che sei giornalista direi appunto, siamo a dei livelli di questo genere, quindi noi appoggiamo globalmente la leadership femminile a livello governativo e anche a livello imprenditoriale eccetera eccetera, però dobbiamo farlo rimanendo il più neutre possibile, che non sempre è facile. Poi dillo a è me, difficilissimo. Dillo a me che appunto per le mie scelte la mia vita è cambiata radicalmente, devo dire che non mi pento, no. Io mi considero veramente una cittadina del mondo, perché sono nata in Cile, però la maggior parte della mia vita l'ho passata in Italia. Però permettetemi adesso parlare un pochino soltanto del Cile, non troppo, però perché? Perché in Cile a maggio si è votata per eleggere le persone che dovevano fare la nuova Costituzione in Cile. E per la prima volta la Magna Carta di un paese sarà scritta metà per metà, è una Costituzione veramente paritaria, è scritta per metà donne e metà uomini. Perché cosa significa questo? Significa anche che le donne gli daranno anche, io credo, un plus. Perché? Perché qualcuno ha detto una volta, quando una donna fa politica la sua vita cambia, la vita della donna. Ma quando tante donne fanno politica, veramente è la politica quella che cambia. E dico la politica non come diciamo in spagnolo la politicheria, ma veramente la politica con la maiuscola. Grazie infinite. Credo che con questo, non so se vuoi dire qualcosa. Ti volevo solo dire, lo sai che abbiamo dei club in Cile? No, io ti volevo ringraziare per aver trascorso quest'ora con me, ma soprattutto ti voglio ringraziare come donna per il coraggio e per il talento che tu hai dimostrato in tutta la tua vita, soprattutto il coraggio. È veramente un onore aver potuto chiacchierare per un'ora con te. E a tutti voi qui vorrei chiudere con un piccolo augurio. Io spero che questo incontro del G20 sull'empowerment femminile del 26 agosto veramente sia un momento che possa far cambiare marcia al percorso verso la parità di genere. Speriamo che ne vengano fuori dei programmi, che vengano fuori degli investimenti concreti, che vengano fuori delle alleanze a tutti i livelli, perché ridurre la disparità di genere è nell'interesse di tutta la collettività, non è solo nell'interesse delle donne e delle ragazze, perché tutti insieme, ragazze, ragazzi, donne, uomini, possiamo avere veramente un miglioramento della qualità della vita. E quindi grazie Santa Margherita e grazie Zonta Rapallo, Portofino, eccetera, per averci dato questa possibilità. Grazie. Allora, visto che abbiamo ancora qualche minuto, approfitto magari per farle. Intanto, se qualcuno volesse fare delle domande, ecco, prego. Non le passo il microfono per una questione di Covid. Allora, chiedeva qualcosina in più sulla sua esperienza personale. Scusa? Sulla tua esperienza personale. Se vuoi magari approfondire, no, il fatto che della tua essere giornalista scomodo nel momento in cui Pinochet ha preso il potere in Cile. Allora, io ero abbastanza giovane, ero una giovane giornalista nei giorni del golpe, il 73. E
Io sempre ho visto la mia vita come una grande strada alberata che continuava fino all'infinito, dove io camminavo come giornalista. Questa visione mi è durata 3 anni. Ho lavorato tra il 70 e il 73 come giornalista e poi lì, l'11 settembre 73, la mia vita ha avuto una interruzione, io dico una rottura, una spaccatura totale. E quindi che si fa? Vabbè, si continua a vivere. Allora, noi avevamo un norte, avevamo pensato che si potevano cambiare le strutture socio-economiche. Evidentemente ci eravamo sbagliati. E quindi durante un anno e mezzo praticamente ho continuato in Cile, poi le porte si cominciavano a chiudere, tutta la gente aveva paura. Anche persone della mia famiglia mi hanno detto non visitarci per non crearci problemi. Però d'altra parte ci sono delle persone che mi avevano detto guarda, sappiamo che non hai le stesse nostre idee, ma se hai qualche problema vieni da noi. Quindi sempre si vedono queste due pesi e due misure. E poi molti mi chiedono perché tu hai scelto l'ambasciata italiana, perché era l'unica aperta, non si poteva andare da un'altra parte. Poi io in realtà pensavo che Italia sarebbe il mio paese di passaggio, io in realtà volevo andare in Francia, però sono arrivata a marzo del 75 e ancora sono qua. Io volevo fare una domanda invece alla dottoressa Gallofreschi. Una donna in politica in Italia, diciamo tanto per cominciare, la vedrebbe meglio come capo del governo o come Presidente della Repubblica? Come capo del governo. Perché? Beh, perché in Italia il Presidente della Repubblica è una figura estremamente prestigiosa, ma per riuscire a cambiare qualcosa bisogna avere il potere esecutivo. Una domanda per tutte e due, no? Parla sempre su questo filone, diciamo, politico, il ruolo delle donne, no? Per una, avete citato ad esempio Kamala Harris negli Stati Uniti, ne cito una in Europa, Angela Merkel, che ha terminato in pratica il suo mandato, forse si chiude veramente un ciclo, un'era che è iniziata con tanti interrogativi, una donna che poi invece ha saputo dare del tu al mondo, dettare le regole in Europa. Dopo si va a giocare la partita appunto a livello di genere oppure insomma come la vedete voi questo dopo Merkel? Non ho capito bene la domanda. Cioè, se in Germania insomma c'è ancora bisogno di una donna forte come lei che comunque nel bene e nel male sai, Angela è stata molto amata e molto odiata, diciamo così, o molto temuta. È stato un personaggio molto, molto particolare. E probabilmente io nel biennio precedente ero la governor di un distretto che ha gran parte dell'Italia, alla Germania, alla Svizzera tedesca, e quindi ho frequentato abbastanza. Probabilmente adesso ci vorrebbe, qualora fosse ancora una donna, una figura un pochino diversa. Un pochino più inclusiva, più non dico più morbida, ma comunque che abbia un. Angela ha fatto il suo ciclo, ci vorrebbe una figura diversa. Adesso siamo tutti molto più per l'inclusione, per la comunità, eccetera, eccetera. Quindi. Staremo a vedere, certo. Patrizia, tu cosa dici? Sì, io non è che conosco molto la situazione, però così, grosso modo, io veramente non credo che Angela Merkel abbia fatto una politica
come donna, capito? Per le donne. Non so, magari mi sbaglio, magari in Germania sono stupende leggi sulla parità che io non conosco, però non, quindi non per il fatto che sia donna deve fare o dovrebbe fare, ma non lo fa. Vediamo anche la signora Thatcher, per esempio. Che, infatti, quindi lì io credo che bisogna stare anche molto attenti. Allora, io un po' riprendendo quello che diceva prima Fernanda, io sostengo che senza parità non c'è democrazia e viceversa. L'ultima domanda per chiudere e poi chiederei al sindaco Paolo Donadoni di raggiungerci sul palco. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo G20? Che successo sarà un successo se oppure se dobbiamo insomma aspettarci qualcosa o meno, avevo accennato così nella mia chiusura, sarà un successo se usciranno dei programmi e degli investimenti concreti, perché fa molto bene parlare molto di parità di genere eccetera eccetera. Però il tempo delle sole parole è finito. Adesso ci vogliono le azioni concrete. No, io infatti è lo stesso, perché è inutile dire faremo, investiremo e tutto, e poi le donne continuano ad avere a guadagnare meno che gli uomini, e ci sono anche dei problemi per le ragazze, per il lavoro, quindi cose concrete, magari poche, magari nemmeno tante, però concrete. Sì. Grazie, grazie davvero. Allora, una domanda, c'è ancora una domanda. Vieni in zonta. abbiamo dei club anche con ragazze, con donne molto giovani. Abbiamo anche nel tuo settore abbiamo una borsa di studio specifica, Women in Technology, che è stata lanciata l'anno scorso, e ti aspettiamo. Sindaco Paolo Donadoni, allora abbiamo per voi un piccolo regalo, visto che insomma ci avete regalato il vostro tempo, la vostra presenza. Abbiamo un piccolo pensiero per voi di ringraziamento per questa serata. Chiamerei anche la presidente Condoleo a salire sul palco. Lascio qui, uno per uno. Grazie mille. Paolo, è un altro microfono. Allora, semplicemente ringraziamo per la serata che ci hanno consentito di trascorrere insieme, per gli argomenti interessanti che sono stati sviluppati. Ecco qui, consegniamo anche l'ultimo. Ringrazio. E per tutti c'è una targa ricordo che riporta le immagini che utilizziamo come simbolo per questo G20, realizzate da un fotografo che ha modificato il sensore a macchina fotografica per percepire anche gli infrarossi, e questo consente un'immagine diversa e anche con una colorazione diversa. E fra l'altro il punto colore è stato modificato per essere il colore ufficiale del G20 di quest'anno. E poi insieme l'annuario di Santa Margherita Ligure, dal 2020 abbiamo cominciato a fare questa pubblicazione che racconta quanto accaduto durante l'anno, così anno dopo anno possiamo raccontare un po', storicizzare un po' il presente e raccontare quanto è accaduto. Grazie ancora della bella serata che abbiamo trascorso insieme. Mi posso permettere un piccolo
omaggio, un piccolo ricordo del nostro, dello Zonta Club mio originario di Milano, è un'incisione di una nostra socia artista che guarda alla nuova Milano che punta in alto e anche a due stelle che ci sono state qui questa sera, sempre un'incisione di questa nostra artista è intitolata Stelle e io penso che Patrizia e la Presidente siano due stelle che si meritano un ricordino International. Scusa, in un'altra vita ti avrei baciata ringraziandoti. Ci facciamo virtualmente. Ci riprenderemo la nostra vita. Bene, grazie a tutti. Allora a questo punto anch'io volevo fare un omaggino da parte del nostro club. Mi appoggio perché... Prego. Ho portato la borsa, comunque volevo intanto al sindaco Donadoni, è una grazie, medaglia che è un simbolo abbastanza importante, ovvero è il ponte Morandi in argento. E, perché? Perché tutto sommato per la Liguria è stato un inizio di tanti problemi, perché avete vissuto, voi sindaci qui della nostra zona, una devastazione da parte del mare, e poi c'è stato il Covid, e però questo è il simbolo anche di una ripresa eccezionale, perché abbiamo un ponte nuovo e da qui diciamo che i liguri non mollano, e quindi è un omaggio col cuore da parte di Zonta. Grazie, la stessa grazie. Cosa, scusate la borsetta così che non è tanto carino, ma era l'unico modo. Borsetta magica. Come quella di Mary Poppins. Sì, sì, sì. Escono fuori delle cose bellissime da questa borsetta. Il ponte è vero. Sì, certo. Facciamo magari un applauso, così riempiamo questo vuoto scenico. Allora, facciamo così. Intanto la serata è terminata, io vi ringrazio di aver partecipato, ringrazio lo Zonta per aver accolto il nostro invito, per essere stato davvero un interlocutore molto vivo, vivace e propositivo. E colgo l'occasione per dire che adesso entriamo nel percorso quello più artistico, perché andiamo a teatro con Pino Petruzzelli, con Teatro Ipotesi, insieme a Lorenza Zambon, che ci fa vedere la doppia visione sulla natura dal punto di vista maschile e femminile. Quindi il primo giorno, il 18, c'è il maschio, e il 19 c'è la femmina, a Villa Durazzo. E poi avremo Intelletto d'Amor, cioè Lella Costa, che non ha bisogno di presentazioni, sempre a Villa Durazzo. Ci racconterà le donne nella Divina Commedia, essendo anche il 700° anniversario della morte, mi sbaglio sempre, di Dante, spero di sì, Lella Costa ci accompagna appunto in questo viaggio. E il 21 poi avremo una divulgatrice scientifica, la Grayson, Gabriella Grayson, che con un monologo ci racconterà sei donne che hanno cambiato il mondo. Cioè, un po' il programma ce l'avete, andiamo fino al Festival della Bioetica, c'è Angela Missoni, la presidente della Missoni S.P.A., che per la prima volta verrà a parlare in questo territorio, e via via poi appunto arriveremo poi al G20 e poi anche dopo. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a tutti.